cos'è per te la politica e a che cosa serve? Domande dei massimi sistemi. Ti do una risposta totalmente personale su questo. Per me la politica è quella cosa che risolve i problemi della gente. Però la gente vuole che i problemi gli vengano risolti, ma mentre glieli risolvi gli devi dare pure una storia, gli devi pure raccontare qualcosa, gli devi dare un sogno. Perché la soluzione dei problemi qualche volta non passa necessariamente per vie dritte, per vie comprensibili. Quindi risolvere i problemi della gente è qualche cosa sempre di complicato, perché le persone sono diverse, le sensibilità sono diverse, per cui la politica in questo si deve fare carico di tenere insieme anche mondi che spesso non si parlano fra di loro, ma che magari hanno le stesse soluzioni. Quindi, secondo me, in estrema sintesi, che cos'è la politica? È risolvere i problemi della gente e offrire alla gente, nella soluzione dei problemi, una visione. Offrire una visione d'insieme, offrire un'idea di futuro. Questo per me è la politica. Perché io non ce la faccio a pensare che il mio sindaco faccia politica semplicemente tagliando il prato dei giardinetti sotto casa. Mi deve dare anche un'idea di futuro. Quindi questo è quello che io penso che cos'è la politica. Dunque, qual è il futuro della politica? Il futuro della politica, dunque, te lo dico ragionando al contrario, cioè oggi funziona l'idea di antipolitica, cioè in realtà oggi ti rispondo dicendoti che il tema non è tanto che cos'è la politica, quanto come facciamo a superare la grandissima forza dell'antipolitica, cioè in questo momento la politica è vissuta come qualche cosa chiusa nella torre, chiusa nella, come dire, nel castello in cui si sono alzati i ponti levatoi e non si parla più con la gente. Quindi oggi è uno dei momenti più difficili, se vuoi, ma non soltanto in Italia, ma anche in tutta Europa, no? Si vacilla perché la politica non svolge più questa funzione di raccordo tra il sogno e la realtà, non ci riesce più, per cui non riuscendoci in qualche modo stanno prevalendo queste forze, come dire, di rottura degli schemi, di rottura degli apparati, e per cui le parole magiche diventano, no, antipolitica, come ti dicevo prima, ma diventano anche la rottamazione, ma diventano anche, come dire, il sognare un ritorno al passato, eccetera, eccetera. Io penso che in questo momento uno tra i pochi che sia riuscito a interpretare bene l'idea di politica, e facendoti l'esempio penso di rispondere alla tua domanda che cosa sarà il futuro, sia stato Obama, attraverso proprio la sua debolezza, secondo me. Cioè Obama in fondo con la sua debolezza ha dimostrato di essere un essere umano come noi e in qualche modo di interpretare meglio la politica. Cioè io credo che il futuro della politica sia un politico che dimostrerà le sue debolezze. Cioè lui ha affrontato, cerco anche di riportarti come sempre sulla terra e sul terreno concreto, come dire, i ragionamenti astratti. Cioè l'esempio di Obama è un esempio di impotenza di fronte a certe soluzioni, come il problema delle armi, come il problema anche come dire, di una riforma sanitaria non completamente sviluppata, ma sicuramente però è anche quello che l'ha affrontato, il problema della sanità. Oggi ci sono 50 milioni di americani che possono accedere alle cure sanitarie che prima non potevano accedere, e anche per esempio oggi col trattato antinucleare con, come dire, superamento dello stallo con l'Iran. Questo in generale, adesso, non è che Obama governa noi, per carità, però come leader globale. In Europa e in Italia secondo me la questione è un po' più complicata, perché viviamo dentro un sistema europeo dal punto di vista economico, ma poi dal punto di vista politico questo è più difficile, perché ogni Stato va da sé. Vedo un futuro, quindi in Europa faccio più fatica a dirti che cosa sarà il futuro della politica. Vedo anche un'altra cosa, che secondo me ci si ragiona meno, in modo meno approfondito, cioè il futuro della politica passa attraverso l'economia, attraverso il problema della soluzione dei problemi economici della gente. Allora, questa cosa qui è vera, ma nello stesso tempo è talmente vera che è difficile da trovargli, come dire, un racconto per la gente, perché poi dire alla gente che gli abbassi le tasse è facilissimo, poi farlo è una roba terrificante, e per cui poi, però,
insomma, credo che sarà dentro questo gioco, dentro questo rapporto il futuro della politica. Grazie e buon appetito.